Ragazzi, il video sarà lunghetto, però guardatelo e scopriremo insieme cosa si nasconde dentro a queste celle, che io già ho paura a tenerle in mano, non fatelo voi ragazzi, perché non si sa mai. Ok, questo è il polo positivo. Ok, eccolo qua. Questa è la cella com'è. Non ha alcuna scritta, non ha nulla. E allora, ora faccio così. Prendo gli estintori e li metto a portata di mano. Ok ragazzi, questa è una plastica ignifuga. Come faccio ad aprirla? Intanto voglio fare una prova. Prova di cortocircuito, ragazzi. Prova di cortocircuito, estintori accanto a me per ogni evenienza. Ok, vediamo se metto in corto, se fa scintille. Niente, non fa scintille ragazzi. Voglio provare un'altra cosa. Mettendo il mio multimetro in modalità ampere, vediamo se mette in corto la cella col multimetro, se mi dà corrente in uscita e quanto corrente mi dà. Questo lo metto qua, perciò polo negativo, polo positivo, via. ...4,2, ma non ha correnti di scarica ragazzi, cioè vediamo con 200 mA se è messa in corto circuito, cioè non ho correnti, non ho correnti in uscita. Se metto in corto non mi dà nessuna corrente, neanche 20.000 mA, nulla. Idem se faccio così, se metto in corto. Le scintille ci sono ragazzi, ma sono piccolissime. Riscaldare riscalda, ma riscalda pochissimo. Ora io sto provando a togliere il polo positivo. Ragazzi, se io avessi fatto questa cosa in una cella di quelle originali, di quelle belle grandi, avrei avuto non pochi problemi. Cioè qua la corrente è nulla. Ok, quasi tolto. Cioè ragazzi, se questa era una Samsung o era un LG, qua a quest'ora c'era almeno una bella scintillona, almeno. Cosa che qua non c'è. Ok, questo l'ho tolto. Ok.
Ok. Aperta, ragazzi. Aperta, aperta. Eccola qui. Aperta la celletta. Cioè il liquido dov'è? Cioè, ragazzi, ho aperto la cella senza nessun problema. Questo è il polo positivo. E tutto il resto, cos'è? Il polo negativo, ragazzi. L'isolante, eccolo qui, che isola polo positivo da polo negativo in gomma. Cioè, non c'è neanche liquido qua dentro. Cioè, questo è... Calore zero. Qui, ragazzi, c'è il polo negativo, eccolo qui, saldato con la struttura, che ora io vado a togliere. Ok. E ora è completamente distaccata. Ah, eccolo qua. Cioè, ragazzi, questa cella è inoffensiva. La puoi spaccare, la puoi aprire, puoi fare quello che vuoi. Ecco qui. Non ci sono, non c'è corto, non c'è niente, però funzionava. La torcia mi funzionava, mi accendeva, ragazzi. Ecco qua, guarda, guarda, guarda. Guarda, niente, non succede nulla. Non succede nulla, ragazzi. E questo è tutto il materiale interno alla cella. Anzi, mi aspettavo onestamente sabbia. Cioè, la carica elettrica è talmente poca che non ha fatto neanche una scintilla. E internamente le celle sono tutte così, tutte arrotolate su se stessi. Eccole qua. Pa-pam. E abbiamo foglietto 1, foglietto 2, foglietto 3, anzi, ragazzi, a foglietti ci siamo, ma il problema è la capacità di questi foglietti e la qualità di questi foglietti. Eccoli qua. Niente, ragazzi, evitate come la peste questo brand. Evitate come la peste questo brand e tutti gli altri brand non certificati, non conosciuti. Per questo video, ragazzi, è tutto. Spero ti sia stato d'aiuto, ti sia piaciuto. Un like, un commento. Ciao e al prossimo video. Non replicare a casa questo esperimento perché è molto molto pericoloso. Io ho avuto la fortuna di trovare una cella davvero davvero falsa, senza correnti d'impulso, proprio zero, e questo mi ha permesso di poterla smontare senza rischi e senza cortocircuiti. Se tu vai a smontare per esempio una cella che abbia correnti di cortocircuito, correnti interne alte, ti puoi anche esplodere. Perciò non ripetere questo esperimento.